Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso italiano non molto conosciuto, suppongo, che però mi ha lasciata davvero addolorata. Per quanto vi parli ogni settimana di casi simili, non riesco mai ad essere indifferente davanti a casi così poco conosciuti e così crudeli. In Italia la violenza domestica esiste ed è un problema. Mi sono data una spiegazione sul perché sia giusto fare questi video. Io voglio ricordare queste vittime, perché di tragedie come queste ne accadono così tante, che spesso ci scordiamo di quanto siamo fortunate a non aver incontrato uomini violenti nella nostra vita. E se li abbiamo incontrati, ma ci siamo allontanate, siamo ugualmente fortunate. Oggi vi voglio raccontare il caso di Beatrice e Lauro. Beatrice è una donna, una mamma. Lauro è suo figlio. Questa storia si svolge a Rocca Lumera, in provincia di Messina. Il tutto parte con un tubo rotto e un idraulico che non si trova. A quanto pare è difficile trovare qualcuno che aggiusti un tubo rotto. Sono tutti più propensi a fare degli impianti. Ovviamente se siete della zona e ne sapete di più, scrivetemi quello che volete nei commenti. Io non sono di Messina, sono piemontese e lo sapete che apprezzo ogni vostra correzione. Comunque, Beatrice è la protagonista di questo caso. Vive da sola con i suoi due bambini più piccoli, Ivan e Sidama. I due ragazzini sono molto vivaci e danno parecchio filo da torcere a Beatrice, che è da sola. La sua vita sentimentale è stata particolarmente sfortunata. A 18 anni, spinta dalla madre che voleva per lei un buon matrimonio, va a vivere con un uomo che ha ben 30 anni in più di lei. Con lui mette al mondo due figli, Lauro e Claudia. Sebbene Beatrice metta al mondo due figli, con quell'uomo non ha mai vissuto una vera e propria storia d'amore. Ma non riesce proprio a vederlo come un compagno. Inizialmente non riesce neanche a darsi una spiegazione per questa situazione. Poi, crescendo, Beatrice si rende conto che quell'uomo lo vede come un caro amico, un fratello, non un compagno. Anche la sua seconda convivenza, da cui nascono Ivan e Sidama, le conseguenze dei disastri amorosi di Beatrice sono ricadute tutte sui figli, prima su Lauro e Claudia, poi su Ivan e Sidama. È chiaro, non sia facile crescere da sola dei bambini. La stessa Beatrice si pente di aver fatto entrare nella vita dei suoi figli degli uomini che poi si sono rivelati inadatti per lei, facendo ogni volta conoscere ai figli una possibile figura paterna e poi in un certo senso portargliela via. Nessuno dei figli di Beatrice si sente di giudicarla. È lei che si giudica, e parecchio anche. Non crede di essere stata una buona madre. Si sente in colpa per non essere riuscita a costruire una famiglia serena, quindi decide di non aver più conviventi, fino a quando incontra Salvatore Golfo. Salvatore e Beatrice si sono conosciuti da ragazzi. Lui, a quanto pare, faceva il carabiniere. Ma qualcosa, evidentemente, nella sua vita è cambiata. Infatti, ora fa lavori diversi, ma non ne ha uno stabile. Quando gli propongono qualche lavoretto che è nelle sue competenze, Salvatore accetta, arrangiandosi come può. Così, i due dopo anni si incontrano. Parlano dei vecchi tempi. Fino a quando Salvatore dice alla donna: «Sai, Beatrice, tu mi sei sempre piaciuta, io ti corteggiavo anche, ma tu neanche mi vedevi, anzi, mi ignoravi». Salvatore starà dicendo la verità a Beatrice? Assolutamente sì, perché l'uomo si innamora immediatamente e perdutamente di lei. Spesso a far visita a Beatrice va Lauro, il suo primo figlio maschio. Nonostante non viva più con sua madre e con i suoi fratellini, Lauro è molto presente. È un ragazzo premuroso. Lauro vive con suo padre a Catalabiano, ma passa sempre a salutare la sua mamma. Ogni giorno. È un ragazzo protettivo nei confronti di sua madre, anche perché, come sua sorella Claudia e i suoi fratellini più piccoli, ha sofferto per le scelte sbagliate e sentimentali di sua madre. Il ragazzo crede che Beatrice sia una donna forte, sì, ma anche alquanto ingenua sentimentalmente. È ovvio, però, che vorrebbe vedere sua madre felice. E sa che questa felicità Beatrice la può trovare solo con un uomo che le stia accanto e che le voglia bene. Per il momento, seppur inconsapevolmente, il capofamiglia è lui. Lauro è l'uomo di casa, o meglio, è così premuroso che è finito per diventarlo. Tutti sono molto legati a lui. Così, quando va a trovare sua madre, si ritrova
In casa, Salvatore è intento a riparare un tubo in cucina. Lauro ha visto Salvatore, ma era molto piccolo. Non si ricorda di lui, quindi quando Salvatore si alza ed esclama «Lauro, da quanto tempo? Vedi chi c'è? Mi fa piacere rivederti!» Si limita a sorridere cordialmente per poi seguire sua madre, che lo trascina via dicendogli di avergli comprato qualcosa al mercato, una maglietta, quindi deve provarla. Intanto, tra Beatrice e Salvatore, esplode la passione. Salvatore è in crisi col matrimonio perché la sua ex moglie l'ha tradito. Questo vuol dire che è ferito nel profondo. Si sente chiaramente insicuro, insomma, Salvatore ha paura di ricevere un'altra delusione. Ma soprattutto è molto, molto geloso. Peraltro Salvatore non solo è stato lasciato dalla moglie, ma anche tutti i suoi parenti gli hanno voltato le spalle. Questo vuol dire che è davvero totalmente da solo e quindi vede nella donna amata un porto sicuro. Il riaccendersi di quell'amore per Beatrice trasforma Salvatore in un amante attento e galante. È un uomo molto caloroso, sempre presente per la sua amata. Così Beatrice si innamora. Nonostante Beatrice sia presa sentimentalmente da Salvatore, non si lascia trascinare dalla situazione e dice chiaramente all'uomo che prima di accoglierlo in casa deve parlare con i suoi figli perché devono essere d'accordo anche loro, in quanto hanno già sofferto abbastanza. Salvatore quindi va diretto da Lauro, il primo figlio di Beatrice, e gli dice che è sinceramente innamorato di sua madre, vorrebbe sposarla, ma lui è d'accordo? Beh, Lauro sì, è d'accordo, e come? Vorrebbe che sua madre trovi un uomo che le voglia bene e che le stia vicina. Lauro, dopo aver parlato quindi con Salvatore, di conseguenza parla anche con Beatrice e le dice: ma allora mamma, ti sei innamorata? Per me va bene, purché non abbia a che vedere con gli uomini precedenti, che, lo sai anche tu, sono stati a dir poco disastrosi. Il pensiero che Beatrice abbia trovato una stabilità affettiva non può che rasserenare Lauro, anche perché ha preso una decisione molto importante per il suo futuro. Sta per partire. Vuole andare in Svezia, dove suo zio ha aperto un ristorante. A Messina non trova lavoro, o almeno non ne trova uno stabile. Inoltre sente il bisogno di fare delle nuove esperienze. E infatti lavora in Svezia, sta molto bene, si fa molti amici e lavora con passione nel ristorante di suo zio. Peraltro impara anche molto in fretta lo svedese. Beatrice è molto felice per suo figlio Lauro, perché per l'appunto nella loro zona non c'è molto lavoro. La donna spera con tutto il cuore che suo figlio riesca a raggiungere un'indipendenza economica. Intanto, mentre Lauro parte e va in Svezia, Beatrice continua a condurre la sua storia con Salvatore. Salvatore e Beatrice dunque iniziano a stare insieme. E anche Claudia, la sorella di Lauro, non si oppone affatto per questa storia. Insomma, anche lei è felice per sua madre. Poco dopo la partenza di Lauro, però, arrivano i problemi, perché sì, Salvatore è sicuramente un uomo dolce, tenero, ma può diventare terribilmente violento. Beatrice inoltre nota spesso e volentieri che Salvatore, oltre ad andare a trovare lei, passa anche a trovare la sua ex moglie e questo non le va assolutamente bene. La donna dunque lo affronta e dice a Salvatore che è ovvio non abbia le idee chiare se prima passa da lei e poi va a trovare la sua ex moglie o viceversa. Quindi vorrebbe continuare la relazione al di fuori di casa. Inoltre Beatrice prende un po' le distanze da Salvatore perché non lo vede come un uomo così tanto affidabile. Salvatore non si aspetta assolutamente questa presa di posizione di Beatrice così netta, quindi inizia a chiamarla tutte le ore possibili e immaginabili. Beatrice, d'altro canto, come già vi ho detto, decide di allontanarsi un po' da Salvatore. Risponde alle chiamate di Salvatore solo qualche volta, in quanto non vuole certo passare le giornate al telefono con quell'uomo. Continua a non convincerla del tutto. Beatrice non è del tutto sicura. Ed è qui che notiamo che Beatrice, dietro la sua fragilità, nasconde un carattere forte che fa emergere immediatamente tutte le insicurezze affettive di Salvatore. Un giorno la donna esce per accompagnare suo padre ad una visita all'ospedale e durante la visita spegne il telefono. Basta questo per far esplodere nella testa di Salvatore mille paranoie. Dov'è? Sarà con un altro? Perché non mi risponde? Perché ha il telefono spento. Salvatore continua a chiamare Beatrice. È convinto che sia in casa ma che non voglia rispondergli. Quindi l'uomo che fa? Cerca le chiavi di scorta fuori di casa e non ci mette neanche molto a trovarle. Una volta che le trova, entra in casa di Beatrice esattamente come un ladro. È completamente fuori di sé perché non sa dove si trovi la donna che ama. Non sa con chi sia. E questo basta per punirla. Va dunque nella camera da letto, incendia il suo letto matrimoniale e poi scappa. Appena si allontana dalla casa, Salvatore si rende conto che quell'incendio potrebbe generare conseguenze catastrofiche. Di conseguenza è lui che chiama i pompieri.
Fortunatamente dunque le fiamme non si propagano oltre la camera da letto, anche perché al piano superiore vivono i genitori di Beatrice. Lei è con suo padre all'ospedale, ma sua madre è a casa da sola. La donna si preoccupa tantissimo, ma fortunatamente intervengono in modo tempestivo i pompieri che estinguono le fiamme. Beatrice quando torna a casa si ritrova i muri neri, il letto e l'armadio in pratica non esistono più, mentre i mobili che non hanno preso fuoco sono ugualmente anneriti. Beatrice, nonostante l'incendio, decide di non denunciare Salvatore. E lui, per ripararle il torto fatto, le ricompra la camera da letto nuova. Beatrice oggi dice sinceramente di non aver mai pensato al peggio. Ha pensato che il gesto compiuto da Salvatore fosse più che altro un gesto di disperazione. Anche i figli di Beatrice in qualche modo riescono a scusare Salvatore. D'altronde lui non voleva far del male a Beatrice. O meglio, di certo non voleva appiccare un incendio con lei in casa. D'altronde a tutti può succedere nella vita, no? Salvatore ha solo avuto uno scatto d'ira. Questo però non vuol dire che sia una cattiva persona. Così Beatrice, anche col benestare dei figli, decide di tornare a vivere con Salvatore. I due iniziano a lavorare insieme in quanto Salvatore acquista un furgoncino con il quale iniziano a vendere frutta e verdura. I due a questo punto passano tutte le ore del giorno insieme. Eppure neanche questo basta per calmare i timori di abbandono di Salvatore. Gli screzi sono quotidiani e il motivo è sempre lo stesso. Salvatore è geloso e non vuole che Beatrice si vesta scollata o con dei vestiti che stanno al di sopra del ginocchio. Ma non scordiamoci che siamo in provincia di Messina, quindi fa caldo e Beatrice di certo non rinuncia ad indossare determinati vestiti per Salvatore e la sua gelosia che di base non porta a nulla. Salvatore è geloso, ma Beatrice non fa nulla di male, non flirta con altri uomini, è solo cordiale. I due fanno i venditori ambulanti, è vero, ma quando si vende qualcosa è necessario saperlo fare. Essere distaccati con il cliente non è di certo la strategia migliore. Mai. Quindi Beatrice e Salvatore litigano spesso e Beatrice spesso e volentieri non regge queste situazioni. Infatti più volte interrompe la relazione con Salvatore, ma altrettante volte la relazione si ricompone. Salvatore è consumato dalla gelosia e Beatrice a questo punto si ritrova a vivere sotto controllo. Basta un sorriso in più, un vestitino un po' scollato e l'ira di Salvatore esplode. Ma la sua vera ossessione è il rapporto che ha Beatrice con il suo ex compagno, che tra l'altro è anche il padre dei suoi figli. È chiaro che Beatrice lo sente per via dei figli, ma Salvatore invece è convinto che la loro storia non sia assolutamente finita. I due si vedono di nascosto perché ne è sicuro c'è ancora qualcosa tra di loro. Così arriva un giorno in cui Salvatore vede chiaramente Beatrice col suo ex. Ovviamente con loro ci sono anche i bambini, non sono usciti a farsi un aperitivo. Il punto è che in questo caso Beatrice ha commesso una leggerezza, perché non ha detto a Salvatore che quel giorno avrebbe incontrato il suo ex proprio per passare del tempo con lui e i figli. Beatrice in realtà si è dimenticata di avvisare Salvatore, perché vede la situazione come un fatto ovvio e naturale. Il padre dei suoi figli deve avere la possibilità di stare con loro. Per Salvatore però non è così. Salvatore, appena vede Beatrice rientrare in casa, non perde tempo e le chiede immediatamente perché si è permessa di dare il benestare al padre dei suoi figli affinché andasse a prenderli sotto casa. Beatrice non ne può più. Salvatore le urla addosso, va su tutte le furie, ma lei ormai è abituata alle urla di quell'uomo. Quindi lo ignora, sale in camera, si cambia, scende in cucina. Scesa in cucina, Beatrice apre il frigorifero. Si versa un bicchiere di succo. Intanto Salvatore la raggiunge, la donna si gira con il bicchiere in mano e Salvatore le urla in faccia: guarda che devi fare le cose che dico io! E con una manata le sbatte via il bicchiere dalle mani, facendolo andare in frantumi sul pavimento. Beatrice non fa neanche in tempo a dire: ma come ti permetti? Perché la prima cosa che fa quell'uomo che dice di amarla è tirarle un pugno in faccia, rompendole anche il setto nasale. Beatrice scappa di casa impaurita, prende i suoi figli, li porta dai suoi genitori e poi va da una guardia medica. La guardia medica consiglia a Beatrice di sporgere denuncia, cosa che Beatrice ahimè non fa. Col senno di poi ammette di aver fatto un terribile sbaglio. Beatrice si ritrova con due bambini, non ha un lavoro e l'unico posto d'appoggio in cui può andare è l'appartamento che si trova sotto casa dei suoi genitori. Però non lavorando da sola è chiaro che sia impossibile mantenere una casa a due figli. Beatrice in pratica si sente in trappola, non può far altro che rimanere in quella situazione. Dopo il pugno e le prime cure della guardia medica, Beatrice si decide per l'ennesima volta a lasciare Salvatore, tornando per l'appunto a vivere nella palazzina in cui abitano i suoi genitori. Sono proprio i suoi genitori che le danno una mano a livello economico per riuscire a mantenersi. Beatrice però in realtà non ci vuole rimanere lì, prima di tutto perché non le piace la casa, ma soprattutto le dà molto fastidio dover chiedere ancora ai suoi genitori dei soldi per poter arrivare a fine mese. La donna vorrebbe prendere i suoi figli e trasferirsi altrove, ma non può,
non hai i soldi per farlo. Salvatore nel frattempo non molla, la va a cercare sotto casa. Chiama la madre di Beatrice, chiama le sorelle di Beatrice. Spiega l'accaduto e tenta di giustificarsi. Dice che lui in realtà non è un uomo violento, quello è stato un attimo, ma in realtà non sarebbe voluto arrivare a tanto. Si presenta sempre davanti a casa di Beatrice con aria dimessa, da cane bastonato, è così che Beatrice decide di nuovo di tornare con lui. La donna oggi lo ammette chiaramente, era innamorata di Salvatore, quindi in un certo senso era anche un po' succube di lui. Salvatore quindi le fa promesse, le dice che cambierà atteggiamento. Beatrice si fa intenerire e sceglie di crederci ancora una volta. Dopo un periodo di relativa tranquillità però, Salvatore e Beatrice ricominciano a litigare, ma ora al centro delle liti non c'è più la sua gelosia ossessiva. L'uomo ora è ossessionato dall'idea di essere un vero capofamiglia e vuole imporre la sua autorità sui figli di Beatrice. Dunque spesso gli urla contro, vuole mettergli le mani addosso. E quando Beatrice il 27 marzo del 2009 interviene per difendere i suoi figli, Salvatore la colpisce, poi la prende per il collo e inizia a stringere. La sta per uccidere, ma fortunatamente Salvatore molla la presa prima che accada il peggio. Beatrice di nuovo ricorre alla guardia medica, dove stavolta afferma che a picchiarla è stato Salvatore Golfo, il suo compagno. Anche in questo caso però Beatrice non sporge denuncia. Nel referto si parla di ferita lacero contusa a sopracciglio sinistro e arrossamento al collo. Arriva un altro periodo di calma apparente fino a quando Lauro torna dalla Svezia. Il ragazzo ha mille progetti per il futuro e tutte le attenzioni di Beatrice sono su di lui. La prima cosa che fa per averlo vicino è offrirgli la casa che lei e Salvatore utilizzano come deposito di frutta e verdura. Beatrice sembra felice, ma Lauro si rende immediatamente conto che proprio c'è qualcosa che non va. Sua madre gli sta nascondendo qualcosa. Lauro nota immediatamente un livido su un braccio di Beatrice. Le chiede spiegazioni, ma lei si limita a dire: guarda, ho sbattuto da qualche parte, neanche me ne sono accorta. Lauro però insiste e dice: mamma, voglio sapere cos'è successo. Beatrice continua dicendo: ma non è niente, davvero, solo sbattuto da qualche parte. Lauro ribatte: mamma, guardami negli occhi, tu lo sai che non puoi dirmi bugie. Beatrice non risponde più e a questo punto Lauro capisce dove sia il problema. Però non fa nulla, aspetta piuttosto una situazione tranquilla in cui sono tutti insieme. Lauro, Salvatore e Beatrice chiacchierano normalmente. Poi di colpo Lauro si fa serio e dice a Salvatore: ascolta Salvatore, io ho una cortesia da chiederti. Se parli con mia mamma, fallo con la bocca, non con le mani. Salvatore di nuovo si scusa, dice che i suoi sono solo degli scatti di nervi, ma in realtà non è un uomo violento, non lo è mai stato. Però col tempo Salvatore inizia a mal sopportare quella che lui giudica l'intrusione di Lauro nella sua vita privata. In realtà non stiamo parlando di nessuna intrusione, bensì di un figlio che, come ha sempre fatto, cerca di difendere sua madre. Salvatore inoltre è infastidito dal fatto che Lauro viva nella casa che usa come deposito di frutta e verdura. Salvatore pensa che Lauro, prima di partire per la Svezia, viveva con suo padre a Calatabianca, quindi potrebbe tranquillamente tornare a vivere da lui. A questo punto Salvatore inizia a chiedere continuamente a Beatrice per quanto tempo Lauro si sarebbe trattenuto. La donna non lo sa, gli dice semplicemente che non ha in programma di ripartire per la Svezia. Il punto è che col tempo Salvatore inizia a fare a Beatrice questa domanda quotidianamente, tutti i giorni. Quindi Beatrice a un certo punto gli dice: scusami, ma a te che importa quanto rimane mio figlio qui? Mio figlio sta con me e questa è anche casa mia. Il vero problema è che Salvatore non tollera che Lauro sia ritornato ad essere il vero capofamiglia, è geloso anche di questo. Salvatore dunque individua nel figlio di Beatrice, Lauro, un ostacolo e un nemico da combattere. Crede che voglia convincere sua madre a lasciarlo. Ovviamente questa è una situazione insopportabile per Salvatore, che ben presto matura dentro di sé solo odio e rancore. All'inizio dell'estate del 2009 Salvatore va da Beatrice e le dice: domani tuo figlio deve lasciare questa casa, quindi scegli o me o lui. Beatrice di tutta risposta gli fa ciao ciao con la manina e gli dice: è ovvio che io scelga mio figlio e non te. A questo punto Beatrice torna ad abitare nell'appartamento sotto i suoi genitori. La donna dunque sceglie di stare con suo figlio Lauro e allontana Salvatore. E questa volta non ci sono ripensamenti, non torna indietro, lo lascia. Fine. Così Salvatore di colpo si sente tradito. Seppur Beatrice in realtà non sia andata con un altro uomo, ha comunque scelto un altro. Anche lei non è rimasta a suo fianco, esattamente come la sua ex moglie. Il fatto che Lauro sia il figlio di Beatrice e non un suo amante, per Salvatore poco cambia. È pur sempre un uomo e lui si ritrova da solo a causa di quell'uomo. È così che Salvatore si ritrova isolato. Inizia a mandare un sacco di messaggi sul cellulare di Beatrice, ma lei non risponde mai. Quindi Salvatore inizia con le telefonate, ma anche in questo caso Beatrice non gli risponde mai. Infine, Salvatore inizia a chiamare in modo ossessivo
al telefono fisso di casa. Il telefono a casa di Beatrice comincia a squillare in continuazione. Salvatore arriva a chiamarla anche 40 o 50 volte al giorno. E a rispondere a queste chiamate talvolta è Lauro, che invita Salvatore a mettersi l'anima in pace. Sua madre con lui non ci vuole più stare. Anche lui è esasperato, non ce la fa più a ripetere sempre le stesse cose. Salvatore inoltre durante una chiamata dice: ma tu non hai capito, muori sotto le mie mani perché io ti ammazzo. Lauro quando sente questa minaccia chiude la chiamata, sbatte il telefono in faccia a Salvatore, senza sapere che queste minacce non sono affatto nuove da parte dell'uomo. Non ve l'ho ancora detto, ma Salvatore spesso ha minacciato di morte Beatrice, nell'ultimo periodo anche tramite gli sms o le chiamate. Insomma, il cane bastonato che si è presentato da Beatrice fingendo di essersi pentito ha fatto cadere del tutto la maschera. Questo è il vero Salvatore, un uomo aggressivo, violento, un uomo che non ha problemi a minacciare il prossimo. Un uomo che mette le mani addosso alla donna che dice di amare. E infatti anche sua moglie a quanto pare l'aveva allontanato per la stessa identica motivazione. O comunque l'aveva tradito perché proprio non ne poteva più, voleva liberarsi di lui. Stava impazzendo con Salvatore, dunque l'aveva letteralmente cacciato di casa. Anche in questo caso però lui non si era arreso, almeno per un primo momento. In quanto Salvatore in questo caso ha dovuto per forza arrendersi. Non aveva altre opportunità. Ha dovuto per forza arrendersi quando si è ritrovato faccia a faccia con il compagno della sua ex moglie. Perché? Perché il compagno della sua ex moglie è grosso il doppio di lui. Con una manata potrebbe stenderlo. Questo è l'unico motivo per cui Salvatore non cerca di far del male alla sua ex moglie né la perseguita. Ha paura del suo nuovo compagno. La mattina del 7 giugno Salvatore si presenta alla stazione dei carabinieri di Roccalumera per riferire che Lauro lo avrebbe minacciato. Poco dopo è la volta di Beatrice che controdenuncia Salvatore per le numerose minacce telefoniche. Il giorno seguente Beatrice si presenta di nuovo dai carabinieri ed è spaventata. La situazione sta precipitando in quanto Salvatore continua a telefonarle ed è sempre più minaccioso. Questa volta però Beatrice e Lauro registrano più chiamate e le portano dai carabinieri. In quelle chiamate si sente tranquillamente Salvatore dire queste esatte parole: io una di queste mattine ti ammazzo, Gioia. Le telefonate rendono evidente il clima di assedio e paura che vivono Beatrice e suo figlio Lauro. Una paura che Beatrice ormai prova in ogni singolo momento della giornata. Queste telefonate sono indicative di una situazione che sicuramente si sarebbe evoluta al peggio. Dunque i carabinieri il 9 giugno inviano una richiesta alla procura di poter agire tramite l'emissione di una misura cautelare nei confronti di Salvatore Golfo per avere reiteratamente minacciato Beatrice. I carabinieri scrivono: la signora Beatrice Calabrò vive un perdurante stato d'ansia e paura che la costringe a stare in casa per timore di essere investita con il furgoncino da Salvatore Golfo, come egli stesso ha minacciato spesso. Arriva il 12 giugno 2009, Beatrice va all'ospedale per recuperare suo figlio Ivan, che era ricoverato per accertamenti, poi va a fare la spesa. Beatrice insieme a Lauro ha deciso di festeggiare Ivan, il più piccolo di casa. Vogliono proprio organizzare una festicciola. Quel giorno Beatrice decide che per festeggiare cucinerà del pesce e per quella sera si riuniscono tutti, ci sono tutti i figli di Beatrice e anche il suo primo ex marito. Non capita spesso che si trovino tutti insieme a cenare e quella è davvero una serata speciale. Intorno a Lauro quindi si riunisce tutta la famiglia. Quella è davvero una bellissima serata, sono tutti uniti, tranquilli e sereni. Si respira aria di felicità e di unione nella casa di Beatrice quella sera. Mentre invece Salvatore è totalmente solo. Vorrebbe incontrare Beatrice. Tra un pensiero e l'altro, Salvatore inizia a meditare seriamente di uccidere Beatrice. Oppure Lauro, suo figlio, proprio per vendicarsi. Quindi Salvatore quella sera prende una decisione. Si veste tutto di nero, afferra un coltello e poi va sotto casa di Beatrice. Appena gli arriva sotto casa inizia ad urlare: Beatrice, scendi! Il primo ad affacciarsi è Lauro, quindi Salvatore aggiunge: sì, scendi anche tu, scendete tutti! A questo punto si dama, uno dei figli piccoli di Beatrice, corre verso il piano terra ed esce per affrontare Salvatore. Si dama gli arriva alle spalle, l'uomo sta urlando come un pazzo verso la finestra, quindi non si rende conto della presenza di si dama. Ma dal balcone Lauro e Beatrice vedono tutta la scena. A questo punto tutti si precipitano sotto casa e Lauro si mette in mezzo per proteggere il suo fratellino. Per un secondo si gira istintivamente per proteggere sua madre e Sidama. È a questo punto che Salvatore estrae il coltello. Lauro se ne accorge, quindi prende Sidama e cerca di allontanarlo il più possibile con sua madre. E mentre Lauro fa questo, Salvatore lo colpisce. Gli sferra una coltellata al fianco sinistro, poi gli sferra altre due coltellate alla schiena. Così muore Lauro, per terra, davanti a casa sua.
ancora prima che arrivi l'ambulanza. Mentre Beatrice piange suo figlio, l'assassino fugge nella notte. Ma la fuga dura ben poco, Salvatore viene arrestato dai carabinieri di Rocca Lumera. Le indagini sulla morte di Lauro si risolvono in poche ore. Il processo contro Salvatore Golfo si svolge con la formula del rito abbreviato. Il punto cruciale su cui si affrontano accusa e difesa è uno. Salvatore è uscito di casa con l'intenzione di uccidere Lauro? Oppure no? Questa è un'informazione importante che può influire notevolmente sull'entità della pena. La difesa sostiene che questo delitto dovrebbe essere trattato come un delitto d'impeto e non come un delitto premeditato. Un delitto che si verifica nel momento in cui l'azione sorge improvvisa. Il pubblico ministero sostiene che questa ipotesi portata avanti dalla difesa non sia credibile, perché Salvatore è uscito di casa con addosso un coltello e quel coltello fa parte di un set che poi è stato trovato nella sua abitazione. Il giudice in primo grado accoglie in pieno tutte le richieste dell'accusa. Salvatore viene riconosciuto colpevole di omicidio premeditato, aggravato dall'aver agito con crudeltà. È anche giustamente accusato di maltrattamenti nei confronti di Beatrice. In primo grado viene condannato a 30 anni, ma, state a sentire, negli anni successivi la pena viene ridotta a 17 anni e 9 mesi. Di Lauro resta il ricordo di un ragazzo che per difendere la madre e il fratello ha perso la vita. A tutti, familiari e amici, resta un grande e doloroso vuoto impossibile da colmare. La perdita di Lauro è atroce per tutti. Tutti i suoi compagni di classe del liceo lo ricordano con affetto. Tutti hanno dei bei ricordi di lui perché era un ragazzo dolce, premuroso, che di certo non meritava di fare questa fine. Se ci pensate, Salvatore fa due cose in un solo momento. Da una parte elimina colui che cercava di sottrargli la donna amata. Dall'altra parte lascia indelebile nella vita di Beatrice una sofferenza infinita, una sofferenza che si porterà dietro per tutta la vita in maniera indelebile. Non vorrei essere esagerata, ma a mio parere in questo caso la vendetta di Salvatore è quasi maggiore. Poi vogliamo di nuovo soffermarci sulla pena? 17 anni e 9 mesi. Ecco quanto vale la vita di un 24enne. Un ragazzo di 24 anni è morto e sua madre è condannata a vivere per tutta la vita con il rimorso. Questo è il finale crudele di questa storia. So che ci saranno qui sotto commenti contro la madre di Lauro, Beatrice, perché non ha denunciato, perché non si è allontanata prima. Come vi ripeto spesso, uscire da una relazione del genere non è affatto facile, tant'è vero che Beatrice mollava Salvatore, poi però ci tornava assieme. Più che altro, secondo me, Beatrice ha sottovalutato un rischio. Non ha mai pensato che questa situazione potesse concludersi in tragedia. Perché non è mai facile arrivare a pensare che un compagno possa toglierci la vita. Casi come questi accadono e anche spesso, è vero. Ma la classica domanda è perché mai dovrebbe succedere proprio a me? Fa sempre capolino nella mente di una donna che vive in una situazione di questo tipo. È un pensiero errato? Sicuramente, ma a mio parere queste donne, quando sono in mezzo a questo tipo di relazioni, neanche si rendono conto di quanto sia grave la loro situazione. È difficile esaminare la situazione dall'esterno in modo razionale se nella dinamica tossica ci sei dentro fino al collo. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video, fatemi sapere se conoscevate questo caso, ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso. Potete scrivermi quello che volete con un commento qui sotto. Nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto, prendetevi cura di voi. Fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazze, ciao ragazzi.